paese dopo l'altro finisce in lockdown, tutto chiuso per impedire al nuovo coronavirus di diffondersi. Scienziati e medici di tutto il mondo sono al lavoro per studiare il virus e trovare cure, magari anche un vaccino. Il settore aerospaziale non sta a guardare e mette a disposizione tutte le sue conoscenze e infrastrutture per contribuire alla sfida. Contro la pandemia sono già state chiamate a raccolta tutte le aziende che si occupano di tecnologie spaziali. Fino al 20 aprile è attivo Space Response to COVID-19 Outbreak, bando proposto dall'Agenzia Spaziale Italiana in accordo con l'Agenzia Spaziale Europea, il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il bando va alla ricerca di sperimentazioni di tecnologie spaziali per il contenimento, il monitoraggio e il contrasto al virus. Le soluzioni proposte dovranno essere veloci e di immediata applicabilità. L'Agenzia Spaziale Italiana ha già autorizzato il finanziamento del bando per 2,5 milioni di euro. Lo spazio, ora più che mai, deve essere al servizio di tutti e con questo bando saranno messe a fattore comune le tecnologie spaziali provenienti dai dati satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione della Terra, ha spiegato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. L'esperienza delle missioni nello spazio di equipaggi di astronauti ha fatto maturare una profonda conoscenza di medicina a distanza, di interventi medici con follow-up e anche di formazione, tutto in condizioni di eccezionale complessità, proprio come quelle che ci troviamo a fronteggiare oggi con la pandemia in corso. I risultati ottenuti dalle aziende che vinceranno il bando saranno a disposizione non solo dell'Italia, ma anche degli altri paesi che fronteggiano l'emergenza sanitaria più grave del secolo. La partita contro il virus è aperta, tutti sono chiamati a partecipare. Dal canto suo, l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha censito i laboratori in suo possesso che potrebbero essere utili nello studio del contrasto al virus e sta portando avanti ricerche per annientare Covid-19. Ce ne ha parlato Giovanni Pareschi, referente INAF per le iniziative di contrasto al virus. INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, si è messo a disposizione immediatamente per la lotta a contrastare la diffusione di Covid-19. Questo tramite i propri laboratori di avanguardia e le tecnologie che normalmente vengono utilizzati per l'esplorazione del cosmo. Metodi innovativi per la diagnostica piuttosto che osservazioni e controllo di aree popolate per controllare la diffusione delle persone e i loro movimenti tramite strumentazione normalmente usata per lo spazio. Tra le cose più interessanti è lo studio che stiamo facendo per capire quanto la radiazione ultravioletta a diverse lunghezze d'onde possa disinfettare e annientare il virus. Non ci sono però solo scienza e tecnologia. L'esperienza delle missioni spaziali è fatta anche di umanità, di emotività, di psicologia. Pensate agli astronauti, lontani da Terra e chiusi in spazi limitati con persone non di famiglia, alle prese con esperimenti e allenamenti in assenza di gravità. Sono proprio loro forse i più indicati a dare consigli per vivere nel modo più sereno il lungo periodo di isolamento a cui siamo sottoposti. Paolo Nespoli, intervistato dal Corriere della Sera, ha dato la sua ricetta, forte dei 313 giorni trascorsi in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale. Innanzitutto, spiega Nespoli, è importante avere degli orari, una routine, una lista di cose da fare per non essere sopraffatti dall'inedia. Chi non sta lavorando può dedicarsi a mettere in ordine, pulire, cucinare o fare il bucato e poi ricordarsi sempre che si lavora per uno scopo comune, in questo caso arginare il virus. Luca Parmitano, due esperienze sulla stazione spaziale con le missioni Volare e Beyond, ha partecipato attivamente alla campagna di sensibilizzazione per spingere le persone a rimanere a casa e arginare così la diffusione del virus. In collegamento con Giovanotti per una diretta su Instagram, l'astronauta di Paternò ha invitato a prendere consapevolezza. Il consiglio? Provare del tempo per sé, mettere le cuffie e ascoltare musica, leggere un libro, insomma isolarsi per il tempo necessario per riprendere le energie. Spero che sia un'occasione di acquisire consapevolezza per avere un momento di crescita.